Al via con un meritato successo il campionato di basket maschile nella nostra città, la Mongada Rinnovabile ha vinto meritatamente la sua prima sfida con la squadra del Casale Monferrato, una partita avvincente che ha visto la Mongada alternarsi momenti splendidi ed altri ancora da perfezionare. Il primo quarto è nettamente finito a favore della nostra squadra con 28 a 14, mentre già nel secondo la squadra straniera ha avuto la meglio, chiudendo in vantaggio per 12 a 26 canestri. Fatti, nel terzo la squadra di Cagnardi si va sotto con il risultato 17 a 12 e così pure nell'ultimo quarto, vantaggio per la Mongada per 22 a 18, portando così il risultato complessivo a 79 centri per la squadra locale e a 70 quelli del 9 più. James è stato il giocatore con più centri, ben 21, a seguire Pepe Chiarastella. Un campionato avvincente certamente, il cui obiettivo dichiaratoci dal presidente Mongada sarà quello di arrivare almeno ai playoff. Noi contiamo sempre di fare i playoff, speriamo di arrivarci. C'è una bella atmosfera, soprattutto la cosa più importante è questa per quest'anno. Un bel gruppo e speriamo di fare bene. Ecco. Ecco, che tipo di squadra avete formato quest'anno, Presidente? Un nuovo allenatore, un nuovo coach? Ma la squadra è stata costruita sempre con le classiche filosofie, ecco, ragazzi giovani, con assieme un gruppo della vecchia guardia e qualche atleta che ha più esperienza che ci consente, ecco, di avere anche un punto fermo nella squadra. E questo ogni anno ci ha premiato e siamo contenti per questo. Alla luce delle prime uscite, che idea si è fatta della formazione? Una buona idea, i ragazzi danno tutto quello che possono dare, già nello sport questo è importantissimo. I tifosi hanno risposto quest'anno, Presidente? Ma noi siamo, lo zoccolo è sempre quello, è uno zoccolo 1.000-1.300 persone, speriamo quest'anno, ecco, nel corso dell'anno si riesca a mettere dentro qualche altra persona. È stata una partita che abbiamo approcciato male, secondo me è frutto anche dell'onda lunga dei problemi che abbiamo avuto in precampionato, nel senso che non abbiamo spezzato fiato, non siamo riusciti mai a essere incisivi e Agrigento ci ha corso sopra. Lì, dopo un primo quarto dove siamo stati sinceramente presi un po' a ceffone, poi abbiamo iniziato a giocare, l'abbiamo portato su un binario di parità e a quel punto dopo è diventata una partita che è stata punto a punto. Ci aspettavamo una partita difficile. Mi aspettavo una partita contratta, forse anche più contratta della partita che è stata, perché comunque i nostri ragazzi, come dicevo nella conferenza pre-partita, sono ragazzi che vivono in maniera molto passionale quello che fanno e quindi è un vantaggio nel momento che ti sciogli, uno svantaggio nei momenti di difficoltà, perché ancora comunque gli automatismi non sono sempre eccelsi, chiaramente. Siamo partiti bene. Poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto importante nel secondo quarto, non tanto per 12 punti realizzati, perché ci sta di avere delle difficoltà contro una squadra così fisica che proteggeva tanto l'area con dei corpi importanti e con una preparazione tattica difensiva di tutto rispetto. Il problema è che abbiamo mollato un pochettino in difesa, non mollato a livello di volontà, ma mollato a livello di attenzione. Abbiamo concesso tanti rimbalzi offensivi in quel frangente, abbiamo concesso qualche uno contro uno di troppo e queste sono le cose che ci devono accompagnare tutta la stagione, perché noi dovremmo essere una squadra che farà dell'aggressività ma anche dell'attenzione difensiva, chiaramente un po' la nostra chiave.